Vuoi scoprire dove si svolgerà la mia nuova serie su Farming Simulator 19? Vuoi scoprire una mappa in stile francese? Non perderti questo video. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, attivate la campanella per non perdermi i miei video, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Buongiorno a tutti ragazzi, io sono FLuca20, bentornati nel mio canale. Come potete vedere anche dal titolo, oggi siamo in un gameplay su Farming Simulator 19. Oggi vi presenterò questa mappa che poi porterò nella mia serie. Vi ricordo che non farò più il test modo, test map, se non me lo chiedete. Cioè, se vi serve che faccio, me lo scrivete sotto nei commenti o in privato. Se no, io non li faccio, vi faccio vedere direttamente in gioco le mod. Ok, quindi. Sì, qua è la Season Mod, che ci dice primavera è qui, sbocciano fiori, alberi, è tempo di coltivare e seminare i tuoi campi. Perfetto, eccoci qua. Ora che siamo entrati, switchiamo un po' per vedere cosa abbiamo veramente. Dei mezzi. Scusate. Ah, abbiamo la mietitrebbia, però prima io. Ok, come vedete abbiamo esattamente 40 campi. Ah, poi abbiamo un 47, però non abbiamo 41, 41, ah sì, 41, sì, 42. Sì, 47 campi, allora. 48. Si crescono sempre di più. Boh, ok, beh, ce ne sono di campi. Sì, boh, i prodotti sono sempre quelli. Quindi andiamo qua. Qua metto no, no, normale, sì, standard. Ok. Qua sì. Perfetto. Qua il curse play lo tolgo perché ho messo anche il curse play. Sì. Allora, vediamo cosa abbiamo. Ah, ecco il piccolo. Sì, abbiamo. Ok, una mietitrebbia, un trattore, il case, 7210 Pro, poi abbiamo un fan, Favory 511C, e poi abbiamo un altro case, 7210 Pro, e poi il pick-up, quello standard. Partiamo. Ecco che volevo vedere cosa c'è. Scusate, il volume. Sì, non sento tanto. Sì. Ok. Ora, ah, la mappa però l'hanno fatto piccola così, quindi andiamo qua per vedere. Beh, abbiamo un. Tanto che campi abbiamo? Abbiamo soltanto un campo di nostro, sì. Però per andare nel campo. Ah, sì. Vediamo. Sì, ho le marce automatiche che si aggiungono con la mod per farlo più realistico il gioco. Però forse toglierò questa mod perché
Preferisco avere marce manuali io. No, per dov'è campo 1? Mi sono perso. Facciamo così, andiamo. Ok, andiamo noi per di qua. Per dove si arriva al campo 1? Scusatemi, eh. Qua forse, eh. Ah sì, eccoci. Sì, qua adesso dovremmo seminare. Poi qua abbiamo la season mode. Sì, resistenza al freddo e siccità, poi ci dicono. Qua ci dicono come, cioè, come utilizzare questi dati. Ah, poi hanno messo gli animali. Questo non lo sapevo. Ok. Boh, poi qua abbiamo i prezzi. E qua abbiamo il piano di rotazione. Che mettiamo? Ok, poi qua nelle impostazioni mettiamo Celsius, introduzione stagioni 9, sì, qua 9 giorni, umidità sì, traccia neve sì, modalità neve sì. Che poi se andiamo qua abbiamo anche delle spiegazioni, aspetta. Dov'è? Ecco, sì, season mode qua. E qua ci danno tutte le spiegazioni che... Sì, che ci spiegano come utilizzare al meglio questa mod. Ma questo è ghiacciato, mi assomiglia. Io vorrei provare adesso a passare per di qua. Però per passare devo tornare. Ok, andiamo. Che mi portano fuori strada, no? Vediamo se forse. Ah, adesso qua torno lì di prima. Boh, vabbè. Ok, comunque sì. È bella. E poi andiamo a
a piedi, sì, a visitare tipo questo e Pascolo. Qua è dove metteremo i maiali. Credo che si possa aprire. Sì. Ok, poi qua. Sì, è come l'altra, però non so se si può. Potrei provare. Ah, sì, eccoci. Boh, non succede niente. No, credevo che succedesse qualcosa, invece niente. Però i treni non ci sono in questa mappa, adesso che vedo. Boh, vabbè. Intanto facciamo questa e se più avanti faremo un'altra mappa, sì. Comunque, sì, questo episodio volevo dedicarlo per la presentazione di questa mappa. Sì, se volete qualche test map, me lo dite o in descrizione o nei commenti o me lo scrivete in privato. Bon, poi qua c'è il biogas che sì. Biogas. Ok. Francese. French biogas. Qua. Ah, no, anche messo i cartelli. Perfetto. Ce n'era troppo adesso. Ok, sì. Ma è fatta bene, peccato solo che non ci sono i treni, ma. Sì, boh, ma intanto non so neanche se li utilizzavo. Vediamo qua la segreria. C'è una bicicletta. Qua è per vendere. Se io vado qua, cosa succede? Ah, solo per vendere la legna, ok. Ah, switch to trains per oggi. Aspettate. Boh, portiamo adesso, quindi io devo capire come arrivare. E dove acquisto poi? Ah sì. Qua allora i semi. Perché questo credo che sia solo con i semi. Boh, il pasco per bovini. Stalla grande silo. Cos'è questa? Ah, una casa per la tua fattoria. Ok. Non ha la seminatrice. Ah, ok. Sì, solo semi così. E per il momento vediamo cosa seminare. Ma ok. Mettiamo contenitore semi che compro uno, sì, che basta. Credo che basti uno. Aspettate che vedo, ma giusto, giusto. Ok, poi cosa metto? Mettiamo poi cosa? Basta, cosa è perché? Ecco che così adesso andiamo anche a vedere il negozio dove si trova, che non lo so. Il negozio si trova qua. Così visitiamo. Thank you.
Allora, c'è qua il negozio. Ah, mi mette qua. Ok. Ecco, adesso mettiamo. Perfetto, quindi questo gameplay è giunto al termine. Sì, poi, cioè, non siamo andati a vedere tutto, però tipo questo, vediamo. Sì, questo sarà un punto vendita. Poi qua cosa abbiamo? Anche il mercato di bestiame per acquistare. Cioè, poi uno è quasi uguale all'altro, sì, non cambia molto. Quindi, ok. Sì, quindi cominceremo una carriera in questa mappa. Spero che vi piaccia, vi lascerò il link in descrizione per chi volesse scaricarla. Se volete qualche test mod o test map, scrivetemelo nei commenti o in privato. E vi ricordo di seguirmi nei miei social che trovate il link in descrizione. E iscrivetevi, commentate, lasciate un bel like, condividete, sostenetemi ancora e alla prossima. Ciao ciao!